Dell'anno. Vi presento il rock, è un'idea nuova, è un qualcosa di diverso, è l'alternativa, diciamo così. Questa sera abbiamo la tribute band The Queen, ospite naturalmente, sarà pronta per fare e dare soprattutto spettacolo. Vi presento,
sono Donatello. Sono qui per darvi un po' di emozione, un po' di cultura e naturalmente tanto divertimento. Stasera rendiamo omaggio ad una delle più grandi stelle del firmamento musicale, i Queen. I Queen nascono nel 1971 dall'incontro tra Freddie Mercury e Roger Taylor, che erano dei colleghi in un negozio. Poi incontrarono uno studente che suonava così, senza, diciamo, senza qualcuno dietro, ed era il bassista. Lo trovarono e dopo vari provini nascono i Queen. L'alchimia fu esplosiva e dal 1971 i Queen cominciarono la loro ascesa, che da oggi è ancora infinita. Buon divertimento.
questo splendido anfiteatro qui a San Gregorio Magno. Siamo davvero felici di essere qui stasera con voi. Volevo ringraziare sin d'ora Donatello e tutta l'organizzazione, tutti i ragazzi al bar, tutti, fatevi un grande applauso anche voi, chiamate la vera musica. Ok, questo è un brano tratto dal mitico concerto di Wembley, lo vedete lì dietro di noi. Questo è un medley che inizia con un pezzo che si chiama In the Love of the Gods. Oh,
si abbassano le luci qui a San Gregorio Magno. E la musica di qui porta una sorta di magia. Thank you.
E questa sorta di magia era per tutti voi. Ok? Continuiamo con un altro grande successo dei Queen. Questo pezzo scritto insieme a David Bowie. La dedichiamo a tutte le persone che hanno affrontato qualche difficoltà nella vita. Un po' a tutti. Questa è Under Pressure. Rock.it. Volevo presentarvi la batteria, il nostro ritmo, il nostro cuore, Mister Vincenzo Barra! Ok, io penso sia arrivato un po' il momento di ballare, quindi tutti su, dai, tutti su. Yeah.
Thank you.
vero, ho presentato solo il batterista. Sono un gran coglione. Al basso, Mister Michele Johnny con Ian Aiuto! Il mio pronome è tu. Ok, dopo continuiamo con gli altri, non vi preoccupate, siamo tanti. Tutti stronzi. Un grande applauso a Mr. Prime e Antonio Ernesto La Canna, ragazzi, un po' così.
essere tutti, e chi non canta diventa Emilio. We'll be right back.
Facciate un grande applauso a tutti i ragazzi che hanno organizzato sto ben di Dio, in particolare a Donatello, è uno di voi, un grande applauso, a tra poco. Grazie ragazzi. Allora, io mi siedo qua 5 minuti e vi racconto qualcosa. Innanzitutto voglio dirvi che questo è uno spettacolo, ma anche voi che siete venuti qua avete fatto lo spettacolo per me, grazie ancora, davvero. The show must go on, come diceva Freddy, è quello che tutti definiamo il testamento di Freddy. Questa canzone è contenuta nell'album Innuendo, datato nel 1991, ovvero l'anno di morte di Freddy. È l'ultimo album, reputato il vero capolavoro di maturità dei Queen. Un pezzo toccante, come abbiamo sentito, perché? Perché Freddy parla al pubblico, parla ai suoi fan, parla al mondo e canta però, canta consapevole del suo destino, della sua fine imminente. Sappiamo com'è morto Freddie Mercury e voglio fare un applauso alla storia che Freddie Mercury veramente ci ha regalato, ci ha scritto. Dai, fatemi sentire un piccolo applauso per questo capolavoro. Bene. Come cantava lui, nulla da dire. Voglio passare intanto alla presentazione di questo spettacolo. Abbiamo alla mia sinistra una ragazza pseudo-artista, è di San Gregorio. Lei durante il concerto sta facendo un capolavoro, sta completando il busto di Freddie Mercury. È in argilla, come potete vedere, è tutto in diretta. Lei si chiama Olivia, è di San Gregorio. Ciao Olivia! Come sta andando? Bene. Ricordo che questo capolavoro è in vendita e l'intero ricavato sarà dato all'artista, se lo merita. Passiamo dall'altra parte, andiamo a vedere chi c'è. Dall'altra parte abbiamo un altro artista. Lui è di Buccino, si chiama Dino, fatto anche la rima, però facciamo un applauso a Dino, eccolo qua, madonna che capolavoro, com'è Dino? No, siamo qua, non è mica un capolavoro, è semplicemente quello che vedi. Beh, la tua espressione per noi è un capolavoro, complimenti. Anche questo ritratto, questo artefatto è in vendita. E lo stesso discorso vale anche per Dino. La vendita sarà data, il ricavato sarà dato tutto a lui, interamente. Voglio passare un attimo ai ringraziamenti, perché è giusto che ci siano anche quelli. Allora, innanzitutto ringrazio al comune di San Gregorio Magno per avermi dato veramente tutto. Questa struttura è l'espressione di San Gregorio Magno, l'abbiamo vista già in passato come ha reso noi felici in alcune sere e come ci ha caricato di emozioni. Bene, io stasera e la prossima data anche il 21 con la tribute band dei Queen vorrò dare le stesse emozioni
vorrò dare lo spettacolo a tutti voi. Ringrazio l'amministrazione comunale, in particolare il sindaco Geraldo Malpete per la sua sensibilità dimostrata, il comando dei vigili urbani di San Gregorio Magno, i carabinieri della stazione locale di San Gregorio Magno e gli operai della comunità montana che anche loro hanno fatto il loro per il ripristino di tutto e tutto, non ho neanche più parole. Passiamo avanti ragazzi, cosa dire? Vi sta piacendo lo spettacolo? Sì? Grazie, va bene. Ringrazio ancora i ragazzi dello staff di San Gregorio Magno, dell'Associazione Gioventù 2000. I ragazzi sono sia al banco ma anche dietro le quinte, hanno lavorato e tutto. Bene, il prossimo pezzo è qualcosa ancora di bello. Un attimo che lo trovo, che l'ho perso. Però ci deve essere, per forza. Sì. Allora, il prossimo pezzo è Love of My Life, ovvero l'amore della mia vita. È un vero capolavoro anche questo, firmato Freddie Mercury. L'amore della sua vita è stato Mary Austin, la moglie, amica e confidente, alla quale ha lasciato gran parte dei suoi averi. Lui diceva di lei, non ci siamo mai sposati, ma è come se fosse stato mia moglie di fatto. A voi lo spettacolo. Questo lo dedichiamo a tutti gli innamorati. You don't know what I'm in store.
Grazie. E qui! E voi! Ok ragazzi, questo è il momento romantico. Io voglio fare anche un grande applauso a questi artisti che stasera si esibiscono con noi. Questo pittore qui vicino a me, come ti chiami? Come ti chiami? Un grande applauso a Nino! Che figo! È finissimo. C'era anche una scultrice, dove sta? Non la vedo. C'è, dov'è? Eccola qua. Aspetta, arrivo. Grande applauso ad Olivia. Grazie, e qui mica si scherza, qui c'è arte a lui. Ok ragazzi, un attimo che devo prendere una cosa un po' più aggressiva. Arrivo subito, un secondo. Facciamo sentire queste mani!
Ok, continuiamo e ci fermiamo qui. Questo è un rock and roll. Questo è Sheila Tatak 1974. Ok, qui si alzano tutte le mani, ragazzi. Qui si balla ancora peggio di me.
We love you. Ok? Continuiamo a ballare, non ci fermiamo qui. Non fermateci ora. Tonight, gonna have myself a really good time. I don't feel like
pace. Facciamo un forte applauso alla band, la tribute band dei Queen. Ricordo, è la migliore del sud Italia, l'abbiamo trovata bene. Siete d'accordo con me che è la migliore? Non vi sento, siete d'accordo? va bene dopo quando vi ha detto no. Complimenti Vincenzo, complimenti. Allora, sta arrivando un pezzo forte, sì. Anzi, voglio anticiparvi, prima del pezzo forte voglio riprendere una cosa che ho detto prima. Il 21 agosto non c'è di nuovo la tribute band dei Queen, ma bensì quella di Vasco Rossi. Vi aspetto ancora qui una volta, mi raccomando. Allora, il prossimo pezzo, Bohemian Rhapsody. Rhapsody, yeah. Bohemian Rhapsody. Esatto, viene ricordata per essere stato il primo videoclip della storia della musica. E io l'ho trovato. E là. Questo è un furbacchione. È secondo me parte. È pieno di donne. Io no, in futuro mi farò prete. Secondo me è la miglior cosa. Allora ancora di più. Sì. Va bene, allora. Ricordo, è il primo videoclip della storia. E cosa dire? Il brano dura oltre 6 minuti e per questo le radio volevano trasmetterla in versione ridotta, tagliandone alcune parti, è vero? Ma non hanno avuto il coraggio. Però non c'era un'opera d'arte talmente immensa, e ancora lo è, che hanno deciso di premiare questo genio assoluto di Freddie Mercury, in particolare perché l'ha scritta lui. L'album è Night at the Opera, 1975, e quando sentivano questo pezzo per radio che passava dall'opera al rock, cioè era qualcosa di folle, è rimasto nella storia e tuttora è un pezzo della nostra vita. Quindi un grande applauso ancora a Mr. Freddie Mercury! Pausa! Allora, ricordo,
Freddy preferì che non venisse trasmessa. Cioè, Freddy Mercury ebbe il coraggio di dire alle radio: preferisco che non la trasmettiate oppure tutta intera. E mi sembra giusto. Bene. Infatti ora l'ascoltano, sicuramente la conoscono già. Cercheremo di riproporla al massimo delle nostre possibilità. Vogliamo fare un applauso anche ai tecnici delle luci e all'audio. Grazie, grazie mille. Anche quello è casareccio, direttamente da Puccino. Ragazzi, a voi lo spettacolo. Bohemian Rhapsody. Mamma mia!
E questo era il genio di qui. Grazie. Ringraziamo anche le ballerine. Sì. Ringraziamo le ballerine, sì, un applauso alle ballerine, oh! Eh sì! Un po' di figa, non so mai. Le ballerine direttamente! Le ballerine direttamente da Buccino, dalla scuola di danza Bob. Applauso! Per capirci meglio, Elena! Grazie, grazie per la coreografia! Potremmo fare gli auguri a Elena. Ragazzi, io voglio fare gli auguri a qualcuno che qualche minuto fa ha compiuto la bellezza di quanti anni? 27. 27 anni, c'è pure la febbre, ragazzi. Auguri! Auguri Ernesto! Ehi! Nero! Nero! Thank you.
Quanto è bello suonare questa sera, porca miseria. Ok? Sì, ok? Just go, little bit crazy. Posso fare finta di suonare? Proprio finta, proprio. Ma questa chitarra, c'è un poggio a chitarra? No, la poggio così. Non c'è un poggio a chitarra. Non si può fare, faccio finta, aspetta. Ok ragazzi, è tutta finta. Ok, questo è solo l'inizio. Ok? Questo è scritto in bagno. Let's go. Come on. Hey.
Grazie! Ok? Prossimo brano, famosissimo negli anni 80. Io penso di essere stato, no, concepito no, però quasi. Perciò sono cresciuto così, senza le rotelle. Questa è un brano scritto da batterista. Questa è Radio Gaga. Just don't care. It just don't care.
Bravissimi ragazzi! E lui, la voce, Madonna, scesa ci vede da dietro ogni tanto. Mi... Scesa la nebbia, non ci vedo un cacchio, però eccomi qua. Allora ragazzi, è uno spettacolo? Beh, allora siamo arrivati a un punto cruciale. Dica. Uno dei pezzi più forti, più forte dei Queen. E io qua, se mi aiuti, anzi tenendomi il microfono, prego, mi tolgo la giacca. Per la gioia di tutte le donzelle, vi presento Mr. Donatello! Un applauso, grazie. Ragazzi! La donzelletta viene dalla campagna, prego. Allora, siamo arrivati al pezzo più forte. Vediamo già pronte le ballerine da Body and Soul di Buccino. Wow. Sono pronte. Cacchio, posso rimanere qua? Certo. Anzi, mi devi dire. Io voglio dire una cosa, aspetta. Come erano? Le patane punzate. Esatto. Ragazzi, ho mangiato le patane punzate. Ma sono qualcosa di fantastico. Cioè, con tutta questa energia, mi hanno dato le patane punzate. Quindi ringraziamo San Gregorio. Ma direi proprio di sì. Grande applauso a San Gregorio, grazie. Grazie da tutti i parents. Benissimo. Grazie mille. Allora, voglio fare un esperimento. Batterista. Inizio io, do le coordinate giuste al pubblico qui ci vuole un fatto, perché cioè è vero che lui è un bel ragazzo, però anch'io sono un bel cigno pronto a volare. Facciamo un applauso alla bellezza di Vincenzo. Allora ragazzi, questa canzone fa così, è semplicissima, due battiti dei piedi e uno delle mani. Proviamo tutti insieme. A voi! Questo è lo spettacolo! Mi sto presentando il rock! Benvenuti a Ti Presento il Rock!
Complimenti. Ok. E questa la dedichiamo ancora a tutti voi. Grazie mille da parte dei Pelagus. È stato un onore e un piacere suonare qui per voi. Speriamo un giorno di ritornare a trovarvi. Grazie! Ok, questo lo conosciamo tutti, fuori le voci. Il brano che prima vi stavo presentando è questo qui. Mi ero dimenticato di Francia e di Francia. Già dico a Fred Mercury, questo invece di visto da Fred Mercury. We'll be right back.
Hanno finito in tempo record i loro artefatti. Facciamo un applauso a Olivia, dai! Guardate cosa ha creato in 2 ore. Naturalmente è in vendita questa scultura e l'intero ricavato sarà suo, l'intero. Andiamo a vedere dall'altra parte cosa ha combinato Dino. Dino, ti va di presentarlo qui? Vieni qua, in centro. Vi ricordo che se volete il video di questa serata potete chiedere ai operatori di servizio della serata. Questo è il capolavoro di Dino, fate un applauso anche a Dino, dai. È in vendita anche questo, l'intero ricavato andrà suo. Ci vediamo a Vasco Rossi. Va bene, vuoi dire qualcosa al pubblico? Grazie. Bene, signore e signori, buona serata.